Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Come potete leggere dal titolo, sono qui per registrare il video dei preferiti del periodo. È bellissimo, questo è il mio primo preferito. Iniziamo subito il video, cioè bando alle ciance che di solito mi dilungo 2 ore. Il primo preferito è questa tazza, bicchiere, insomma in realtà è in PVC e in plastica, del concerto dei Coldplay. Siamo andati per vedere il concerto dei Coldplay. Magari vi lascio qualche spezzone preso dal cellulare, perché in realtà i controlli non ti permettevano di portare all'interno la borsa, quindi tantomeno la fotocamera, che ho dovuto lasciare nella borsa al di fuori dello stadio, ma mi sono portata il telefono, quindi ho filmato con quello. Allora, primo prodottino che, come potete vedere, è pure rotto, perché me lo porto dietro praticamente sempre, è questo illuminante. Si chiama Duo Chromatic Chromatic e mi piace tantissimo perché ha la particolarità appunto di essere duochrome. In particolare quello che, questo qua, questo che mi si sta praticamente rompendo, perché l'ho veramente usato tantissimo, comincia già ad esserci un pochino il solco e ce l'ho da 2 mesi, nemmeno. Vabbè, comunque questo qui ha un riflesso azzurro bellissimo, è anche quello che mi vedete indossare in questo momento e lo avete visto all'opera anche nel video, quello dove appunto avevo il trucco verde, questo che sto indossando, perché in realtà dovete sapere che lo sto registrando subito dopo, ma vabbè. Diciamo, lo consiglio se volete un illuminante un pochino più particolare, perché comunque l'effetto azzurro duochrome si vede. Non so perché ho i capelli rossi e uso gli illuminanti a base fredda. Vabbè. Questo qui è un profumo che ho preso a Peschici, quindi in Puglia. Dopo essere andata a Monaco sono andata una settimana insieme ai miei genitori in Puglia, miei genitori e mia sorella, e appunto vicino a Peschici, in quella zona lì, c'erano tutte queste viette molto carine e c'erano tutti questi negozietti. Si chiama Espressioni Profumate ed è un olio essenziale all'ambra. Non mi piace tantissimo la boccettina, perché vedete che ha proprio, cioè non ha niente, ha tipo questo bastoncino che preleva il prodotto, in pratica lo si va a stendere in questo modo, però ne basta pochissimo, ecco. La cosa che mi piace tantissimo è che ha un odore molto aromatico, molto avvolgente, e ne basta proprio poco, e essendo comunque un olio essenziale, una profumazione in olio, dura veramente tantissimo, molto di più rispetto ai classici profumi. Questi sono 12 ml e l'ho pagato all'incirca sui 12 euro, quindi non pochissimo, però... cioè veramente ha una resa fantastica e ne basta veramente pochissimo. Poi un altro prodotto che ho utilizzato tantissimo, e lo sapete che io ho una passione per i pennelli da contouring, è questo pennello di NYX, veramente super super folto. Questo qui è della linea nuova, quindi la linea quella col manico squadrato, col manico esagonale, come si chiama, insomma col manico strano, ed è il numero 23, ed è un pennello veramente veramente fitto che applica la terra in maniera molto precisa, quindi vi basta proprio appoggiare il pennello nel punto in cui volete appunto andare a disegnare la vostra ombra di contouring, e in pratica fa tutto da solo questo pennello. Lo appoggiate e leggermente lo sfumate un pochino verso l'alto, un pochino verso il basso. Non è un pennello a ventaglio grosso, quindi siete molto più precise. Super approvato questo, mi piace un sacco, non perde le setole, li ho già lavati tutti i pennelli di NYX che ho ricevuto, e sono veramente ottimi. Mi piace anche perché sono belli saldi, non mi sembra che il manico possa spezzarsi o rompersi in maniera troppo facile, quindi... Andando avanti invece vi faccio vedere una matita per le sopracciglia. Questa qui è una nuova scoperta, una new entry, ed è la matita di Clinique. Si chiama Super Fine Liner for Brows, e in particolare la mia è la numero 02, si chiama Soft Brown. La cosa che mi piace tantissimo di questa matita è la mina, che è veramente super super sottile.
quindi riuscite ad andare a disegnare proprio bene, pelo pelo, le vostre sopracciglia. Io, ad esempio, questo sopracciglio di qua, tutta la prima parte, l'origine proprio delle sopracciglia, è disegnato con questa matita perché questo sopracciglio mi parte proprio da più indietro, quindi devo ridisegnare tutta la prima parte, se no ho le sopracciglia diverse. Veramente ottima, l'unica cosa è che c'è, penso, poco prodotto, nel senso io non ce l'ho da tantissimo, però vedo che ogni 2x3 devo tirare fuori la mina. Perché appunto la consumo, perché è un prodotto molto morbido e difatti io vi consiglio, se l'andate a comprare, di utilizzare questo e poi di applicare sopra una polvere marrone, insomma un ombretto marrone del colore delle vostre sopracciglia per fissarlo, perché credo sia un pochino morbida, col caldo potrebbe spostarsi e fare disastri, insomma. Vi faccio vedere anche un prodotto per il corpo che sto usando tantissimo per la cellulite, perché appunto sono già in realtà stata al mare, ma ad agosto andrò in vacanza con i miei amici. Quindi sto abbinando appunto a un'alimentazione un po' più sana queste, che sono praticamente, forse ve ne avevo parlato tempo fa, io continuo ad usarle oramai da anni, sono gli attivi puri di Collistar. Si chiamano capsule anticellulite, caffeina più escina. La caffeina ha un potere drenante, è un trattamento d'urto, quindi sono delle capsule, vi faccio vedere. Sembrano delle pasticchette, ragazzi, ma in realtà sono delle capsuline con all'interno un gel che sa proprio di caffè, anche l'odore sa di caffè, però non eccessivamente, che andate a stendere appunto nelle zone problematiche, ecco, quindi io generalmente lo stendo sulle cosce e sul gluteo, perché diciamo sono le zone in cui ho la cellulite e quindi vado a stendere questo. E ragazze, oltre a lasciarvi la pelle liscissima, usate 2 o 3 volte a settimana, comunque vedete che la pelle a buccia d'arancia si riduce e la pelle è proprio più liscia. Io ve le consiglio tantissimo. Adesso so che le vendono anche con il guanto, quello massaggiante, quindi se le trovate da Sephora in profumeria, provatele, insomma, se state cercando un trattamento d'urto, secondo me è molto valido. Poi questo mese ho anche dei prodotti per i capelli che mi sono stati inviati da Redken, sempre per i Face Awards di quest'anno, e che in realtà non so se vedete, io ho rifatto il colore sempre in uno dei loro saloni, perché prima della finale dei Face Awards ci hanno un pochino coccolato, quindi siamo andati nel loro salone, ci hanno chiesto che trattamento volessimo fare, io ho scelto il colore multidimensionale, mi hanno fatto praticamente una sorta di semipermanente HD, adesso non ricordo, comunque è un prodotto appena uscito ed è venuto fuori questo bellissimo rosso. Non è un rosso, scusate, come mi diceva la ragazza che mi ha fatto i capelli, è un copper, un ramato. Comunque, per mantenerlo così bello, vivace, allegro, io già da un po' in realtà utilizzo i loro prodotti della linea Color Extend Magnetics, quindi lo shampoo e il conditioner, che in realtà ho scoperto essere una maschera, quindi una maschera da fare anche ogni 2 o 3 lavaggi, insomma. E in generale tutta questa linea, come dice il nome, allunga, prolunga il colore appunto dei vostri capelli. Se avete il capello colorato, trattato, sicuramente sono dei prodotti che potete provare, non hanno profumazioni esagerate. Sa un pochino di frutta, però appunto non rimane tantissimo l'odore sui capelli, anche perché io poi generalmente utilizzo degli oli profumati e preferisco appunto che il capello profumi di quegli oli. Invece la Mega Mask è molto particolare perché in pratica all'interno ha 2 texture diverse che quando andate a spremere si uniscono. E la cosa fantastica è che vi lascia proprio il capello morbido, luminoso e leggero. Un altro prodotto che ci tenevo a mostrarvi mi è stato inviato da un sito, ho visto un sacco di video su internet. È praticamente uno di quei reggiseni senza spalline, senza insomma il giroschiena. Veramente utilissimo per quando avete magari delle magliettine un po' scollate e insomma non volete far vedere il reggiseno. Questo qui me l'hanno inviato da un sito che adesso non ricordo, però ve lo lascio giù nell'info box, quindi andate a vedere se siete interessate. Ed è una sorta di push-up, piuttosto comodo, devo dire. Non credevo perché non avevo mai provato questi tipi di reggiseno. In pratica all'interno c'è, non so se si vede, si vedrà dalla videocamera, lo spazio per appunto posizionare il vostro capezzolo, ragazze, e tutto intorno appunto questa gomma appiccicosa che adesso vado a coprire perché appunto queste pellicole vi servono anche per preservare insomma l'appiccicume. Una volta che hai posizionato appunto il capezzolo all'interno di questa parte, di questo cerchietto che non è ovviamente appiccicoso, perché sennò vi strappate una testa quando ve lo tirate via, andando a tirare questo laccetto che si trova qui al centro, avrete un effetto proprio push-up. Ed effettivamente fa effetto push-up, infatti mi sono trovata veramente bene, l'ho usato
diverse volte anche per andare a ballare e ragazze resiste al caldo, quindi non mi si è mai scollato né spostato né niente, mi sono veramente trovata bene. Vi lascio giù nell'info box il sito se volete comprarlo anche voi, e c'è sia in diverse forme che in diversi colori. Ultimo prodotto che vi mostro per oggi è il Clarisonic Mia Fit. Bellissimo ragazzi, bellissimo. È il Clarisonic che conosciamo tutte, però in versione mini da viaggio. Io ho questo qui bianco e mi è stato regalato appunto durante il concorso dei Face Awards, perché ci hanno regalato veramente un sacco di cose. E pensate che io lo stavo per rivendere, perché questo in negozio costa 220 euro. Lo volevo rivendere perché io in realtà lì in alto ho il Visapur della Philips, col quale però non mi sono mai trovata bene perché mi seccava troppo la pelle, cioè con l'utilizzo costante, quindi lo utilizzavo tutti i giorni per struccarmi, con la testina per pelli sensibili, mi si seccava comunque troppo la pelle, quindi dopo un po' l'ho abbandonato, non l'ho più utilizzato, e pensavo che questo mi avrebbe dato comunque lo stesso problema, quindi ero un po' scettica all'inizio, non sapevo se aprire la confezione, se tenerla chiusa e poi rivenderla. Alla fine una ragazza mi ha convinto ad usarlo, perché mi diceva no, è bellissimo, bellissimo, una ragazza che lavorava per L'Oreal, quindi mi ha parlato bene di questo prodotto, mi ha detto guarda che è diverso, perché a differenza del Visapur della Philips, che ruota, ha praticamente un'azione meccanica e la testina ruota, questo qui oscilla, quindi ha un'azione molto più delicata sul viso, ed effettivamente non ho mai avuto problemi di secchezza, anzi lo utilizzo praticamente tutte le sere oramai da un paio di mesi. Ancora non l'ho mai ricaricato, è completamente waterproof, quindi lo potete utilizzare tranquillamente sotto la doccia, la pelle è proprio più luminosa, più morbida, più tonica, e io di solito lo utilizzo, per ora lo sto utilizzando con questo, che è il Sonic Radiance Cleanser, è un latte detergente in crema sostanzialmente, questo è della Clarisonic, ma potete usare veramente qualsiasi latte detergente. Ne metto un pochino qui nel centro, dopodiché lo avvio, questo qui vibra, ma è una vibrazione molto piacevole, infatti io di solito faccio viso, collo, décolleté, sto lì tra un minuto all'incirca e poi si spegne da solo, quindi... E questo è tutto, io spero che questo video vi sia stato utile, che vi abbia tenuto compagnia, fatemi sapere che cosa ne pensate di questi prodotti, se avete provato qualcosa, se volete consigliarmi qualcuno dei vostri preferiti del periodo, giù nell'info box trovate tutti i miei contatti, quindi il mio Instagram, il mio Facebook, lasciate un like a questo video se il video vi è stato utile e vi è piaciuto, io vi mando un grossissimissimo bacio e ci vediamo nel prossimo video, ciao!